Ok, oggi vediamo qualche esercizio. Continuità. E assistenza. Vediamo per esempio la funzione x uguale la seconda più 1 se x è negativo meno a scusate, meno x più a se x è maggiore o uguale a 0. Qual è il valore di a affinché f di x sia continua? Noi potete definire in questo modo, si chiama definita a tratti, perché in un tratto dell'asse reale, con x negativa, ha una definizione, in un altro tratto, con x nulla o positiva, ne ha un'altra, sono due definizioni diverse. In ciascuno dei due tratti, le liste sono negative, è un polinomio, di secondo grado, una parabola, di primo grado, una retta. Sono due funzioni continue su tutto R. L'unico problema può esserci nel punto di raccordo, dove i due tratti vengono a toccarsi. Lì potrebbe darsi che la funzione ha un salto, perché il limite destro e sinistro sono diversi. Essendo polinomi, ripeto, non diverge mai in nessun caso, quindi non ha sicuramente discontinuità di seconda specie. Potrebbe averne una di prima specie, un salto. Se il limite destro e il limite sinistro in 0 sono diversi. Ma per fare in modo che questo non succeda, che siano identici, possiamo agire su A. Qual è il valore di A? In modo tale che in 0 le funzioni a destra e a sinistra converga allo stesso valore. È tutto chiaro? Dire che una funzione è continua in un certo intervallo dice che è di classe C0 sull'intervallo che in questo caso è R. È un modo per dire la stessa cosa. Se di classe C0 è solo continua, poi vedremo che la funzione di classe C1 è continua e derivabile prossimamente su questi schermi. Funzione di classe C2 è continua e derivabile. Continua di classe Cn è continua e derivabile n volte. Se ci chiediamo se c'è un valore di A, potrebbe non esserci, per il quale la funzione è continua su tutto R. L'unico punto incriminato, ripeto, è lo 0, dove le due funzioni si raccordano, perché altrove la funzione è un polinomio e il polinomio per sua natura, abbiamo già visto, che è continuo qualunque sia la x. Per sapere quindi se c'è un valore di A che rende la funzione continua anche nel punto di raccordo, è necessario che il limite per x che tende a 0 da sinistra e il limite per x che tende a 0 da destra abbiano lo stesso valore. Quindi non ci sia il salto, sono entrambi finiti e con lo stesso valore. Allora, il limite sinistro lo calcoliamo usando questa definizione, perché a sinistra di 0 la funzione ha questo valore. Il limite per x che tende a 0 da sinistra di f di x vale il limite per x che tende a 0 sempre da sinistra di x alla seconda più 1 che vale
1, basta mettere il posto di x 0, vale. Limite destro, limite per x che tende a 0 da destra, lo calcolo sostituendo la funzione, la definizione con gli x positive, quindi meno x più a, e il limite vale a. Ora è evidente che i due limiti sono identici se a vale 1. Questo limite, limite sinistro, non dipende da a. Limite destro vale a, i due limiti coincidono a patto che questa espressione sia identica a questa, quindi che a sia. Se a vale 1, la funzione è continua su tutto r, o di classe g0 su r. E non ha altri tipi di, non ha nessuna discontinuità. Qualunque invece valore di a diverso da 1 fa sì che la funzione in 0 abbia un salto. Un salto di ampiezza pari alla differenza dei due limiti, quindi a meno 1 o 1 meno a che si può. Se a valesse 0, in x uguale a 0 la funzione ha un limite, una discontinuità di ampiezza 1, se a fosse 0. Ok, è tutto chiaro? Vediamo questa funzione, anche questa definita a tratti, questa vale il seno di ax fratto 3 volte x se x è diverso da 0 e vale 2 se x è uguale a 0. Qual è il valore di a se esiste? Non è detto che esista, eh? Il valore di a finché la funzione sia di classe c0 su tutto r. Ora, se x è 0, la funzione è 2. Se non è 0, la funzione è un rapporto tra il seno di a volte x. E il seno è sempre calcolabile, la funzione è sempre continua, qualunque sia a. Viceversa, il denominatore è una funzione continua, ma l'infinitesima in 0, quindi questa funzione in 0 non è definita. Bisogna andare a vedere se c'è un valore di a affinché il limite per x che tende a 0 di questa espressione sia 2, perché in 0 è definita s uguale a 2. Ok? Quindi andiamo a vedere il limite per x tende a 0 di questa espressione, che è un limite notevole alla luce. A suo tempo abbiamo visto che il limite per x che tende a 0 di se x su x vale 1, sia il limite destro che il limite sinistro. Ok? Questo è immediatamente applicabile a questa espressione? No.
Lo sarebbe se portassimo a non è possibile. Il seno, l'espressione, il seno non è una funzione lineare, non puoi portare A fuori. Se A fosse 1, questa espressione varrebbe un terzo. A me interessa trovare il limite per qualsiasi valore di A. Dopo decido quale valore mi serve. Ma questa espressione cambia, cioè questo limite cambia se la variabile anziché chiamarsi x si chiama t. No. Quello che è importante è che l'argomento del seno e il denominatore siano la stessa cosa. Complicata o semplice che sia. E che questa cosa tenda a zero. Qui non è così. Posso fare quello che si chiama un cambio di variabile. D'accordo? Torniamo alla nostra posizione di partenza, A, X. Se qui sotto avessi A, il limite sarebbe 1, ma invece ho 3. Allora che posso fare? Beh, questa posso scriverla come il seno del A 0 di un terzo seno AX diviso X. Un terzo che è una costante, posso portarla fuori dal seno di limite. Abbiamo già visto la proprietà dei limiti. Il limite di una funzione, se ho un multiplo di un'espressione, il limite vale il multiplo per il limite di questa espressione, posso portarla fuori se è un limite. Il limite di k f di x vale k volte il limite di f di x. A suo tempo l'abbiamo visto. Sono quasi a posto, però avrei bisogno che qua sotto ci fosse ax piuttosto che x. Quindi cosa faccio? Moltiplico e divido per A. Questo però mi viene solamente se A non è 0. Se no non lo posso fare. Di nuovo questo coefficiente, questo fattore posso portarlo fuori. E ottengo A fratto 3, limite per x che tende a 0, del seno di ax fratto a x. Adesso tutto questo mi dà 1, e ciò che c'è dentro il seno è anche ciò che c'è nel denominatore, quindi questo limite vale a fratto 3 se a non è 0. Di conseguenza, stante la definizione della funzione, la funzione in 0 vale 2. Affinché sia continua è necessario che il limite per x che tende a 0 sia uguale a 2, cioè il limite per x che tende a 0 di seno di ax fratto 3x deve essere uguale a 2, ma questo sappiamo che ha terzi. E questo è 2 se A uguale 6. Quindi se A vale 6, la funzione è continua su tutto R, 0 incluso.
qualunque altro valore di A che non sia 6 fa sì che la funzione in 0 ha una discontinuità di che tipo? Ripeto. F di 0 vale 2. F di x con x diverso da 0 vale seno di ax, seno di ax su 3x. Il quale in 0 vale a su 3. Qualunque valore di a che non sia 6 fa sì che in 0 la funzione non è continua ed ha una discontinuità di tipo primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Tipo primo. Altre proposte? Il tipo è assalto. Il salto c'è se i limiti destro e sinistro sono diversi. Qui in 0 il limite destro quanto vale? A terza. Limite sinistro? A terza. Non c'è nessun salto. Qualunque sia A, non è del primo tipo. Secondo tipo, se il limite non esiste o diverge. Il limite esiste, eccolo qua. Ergo? Terzo tipo. È eliminabile. Perché se A non è 0, la funzione pur essendo convergente in 0, non ha il limite pari al valore della funzione in 0. Quindi è di terzo tipo. Qualunque altro valore di A che non sia 6, fa sì che la funzione ha una discontinuità eliminabile in 0. Ok? Bene. Se A non è 6, discontinuità eliminabile in x uguale a 3. Perché è eliminabile? Perché è sufficiente che definisca la funzione in 0 con un altro valore che sia uguale al suo limite. Però devo cambiare funzione. Quante e quali discontinuità ha, se ne ha, questa funzione? Andiamo a vedere in dettaglio, definita in due tratti, nella regione delle x negative o nulle, la funzione è u, la funzione è questa x al secondo meno 1, una curva elementare, una parabola, definita e continua su tutto R. Quindi da x uguale a 0 nella regione negativa non ci sono discontinuità. Nella regione positiva la funzione è, in realtà anche questa è una funzione elementare, un'iperbole, e il denominatore si annulla in meno 2. Sta in questa regione? No. Quindi da 0 incluso, ma in realtà qui non c'è,
nella zona positiva, questa funzione è continua ovunque. L'unico problema che potrebbe avere questa funzione è nel punto dove le due definizioni si raccolgono, cioè in 0. Quindi di nuovo andiamo a vedere se nello 0 il limite destro e sinistro è lo stesso. Attenzione, se le due fossero state scambiate, cioè se questa fosse stata la definizione se negativa, oltre allo 0 come punto di possibile discontinuità, ne avrei una certa nel punto meno 2. E in meno 2 questa funzione diverge, perché il denominatore sia nullo e il numeratore no. Ma non è il caso di questo, perché meno 2 appartiene a questa regione, non a questa. Quindi il fatto che sia nullo il denominatore in meno 2 qui non crea nessun problema. Perché questa definizione vale solo se x è positivo. Chiaro? Limite sinistro in 0. Quindi tutta la seconda meno 1 vale meno 1. Limite destro non serve. E vale meno 1, perché fa meno 2 diviso più 2 che fa meno 1. La funzione non ha problemi in 0, è continua, il limite destra e sinistra coincidono. Quindi c'è una funzione continua su R. Quindi x appartiene su 0, continua in tutto l'asse reale. Ok? Domande? Molto più scaltro. Questo di x vale 2x meno 1 fratto 2x alla seconda più x meno 1. Proviamo se questa funzione ha discontinuità, di quale tipo, e se ha asintoti e di quale tipo. Ma quali sono? Questa è una funzione algebrica razionale fratta. Le sole discontinuità che può avere sono quelle per il denominatore 0. Andiamo a prendere il denominatore, 2x alla seconda, meno 1, vediamo dove è nullo. Il delta vale 1 più 8, che è 9, quindi sia nulla, nessuno, 2 che vale meno 1 più o meno 3 sesti e quarti, pardon. Quindi meno 1 e più 1 mezzo. Quindi il dominio della funzione vale R, qui tolgo i punti meno 1 e più 1 mezzo. Andiamo a vedere che tipo di problemi ha la funzione in meno 1 e 1 mezzo, facendo il limite che dice che tengo prima o meno 1 e poi a 1. È tutto chiaro? Che tende a meno 1 di 2x meno 1 fratto 2x alla seconda x meno 1 uguale il numeratore tende a meno 3, il denominatore più 2 meno 2 fa 0, meno 3 diviso 0
la funzione diverge. Quindi x uguale a meno 1 è asintoto verticale e c'è una discontinuità. Chiudiamo un mezzo, è sicuramente più un mezzo. Il numeratore tende a 0, il denominatore anche 2 per un quarto fa un mezzo meno 1 fa meno un mezzo, 0 per il denominatore. 0 su 0 forma indeterminata. Vediamo se riusciamo a rimuovere, fattorizzare il denominatore. Abbiamo visto che questo si annulla in meno 1 e più un mezzo, quindi si scompone in a, che è 2, x meno il primo dei due valori che annulla la x, meno un mezzo, e x meno il secondo, cioè x meno meno 1, che fa x più 1. Se moltiplico il 2 per questa parentesi, ho 2x meno 1 e adesso posso semplificare il numeratore e il denominatore, quindi riesco a rimuovere la forma indeterminata, ho 1 diviso 1 su x e quindi la funzione converge a 1 fratto 1 mezzo più 1 per gli amici 2. Quindi in un mezzo non ho un asintoto, anche se è un denominatore, ma la funzione converge a un valore finito, 2/3, pur non essendo definita in un mezzo, e quindi in, ripeto, come il limite per x che tende a un mezzo della funzione vale 2/3, mentre non esiste f di 1/2, allora ho una discontinuità di puntini puntini tipo o specie. Di che tipo? Primo tipo è il salto. Secondo tipo di divergenza, terzo tipo, cioè eliminabile. Per eliminarla sarebbe sufficiente definire una funzione g di x che sia uguale alla precedente, 2x meno 1 fratto 2x alla seconda più x meno 1, se x è diverso da un mezzo, e che valga 2/3 per x che vale 1. Questa g di x in un mezzo è continua. In questo senso la discontinuità è eliminabile. E se guardate bene, la semplificazione che abbiamo fatto qui vale in qualunque punto tranne che in un mezzo. Quindi ovunque tranne che in un mezzo la funzione ha un valore che è pari a 1 fratto x più 1. Quindi qualunque sia x diverso da un mezzo, f di x vale 1 su x più 1. Il qui grafico è un'iperbole
che è un asintoto verticale in minuscola, che interroga l'uno, che in fatto così. In un mezzo è due pezzi. Un mezzo è qua. Qui c'è un mezzo. Due terzi qui. La funzione è un buco, le manca questo punto. In quel punto lì la funzione, pur essendo convergente, non è definita, non è calcolabile. Ha un buco microscopico grande quanto un punto. Qualunque altro valore della x, il valore della funzione è identico a 1 fratto x più 1. Quindi qui ho una discontinuità eliminabile, mentre qui in meno 1 ho una discontinuità di seconda specie, una divergenza, e quella non c'è modo di eliminarla. Questa funzione ha anche un altro asintoto, dal grafico si vede subito, l'asse delle x. Perché? Se cerco il limite per x che tende all'infinito, x meno 1 fratto 2x alla seconda più x meno 1, trovo funzione razionale, rapporto di polinomi, grado 1, grado 2, il limite è 0. Quindi y uguale a 0 è asintoto orizzontale. L'asse di x è asintoto orizzontale. Quindi y uguale a 0 è questa, e la funzione approssima allo 0 a mano che x diventa molto più. Funzione ha due asintoti, uno verticale x uguale a meno 1, uno orizzontale x uguale a 0, non ne ha altri. Non ci sono asintoti obliqui. È identica a un'iperbole, tranne che nel punto x uguale a 1, a più 1. Che ora abbiamo fatto quando ci manca? Prendiamo questo. Funzione x fratto radice di x meno 2. Questa è irrazionale, ha la x sotto radice. Ok? Dobbiamo tenere conto di due cose. Primo, l'esistenza della radice. Deve esistere la radice di x. Quindi x non può essere negativo. Secondo, il denominatore non deve essere 0. Radice di x meno 2 deve essere diversa da 0. Quindi radice di x deve essere diversa da 2, quindi x deve essere diversa da, tenendo conto di questo vincolo, qual è il numero la cui radice fa 2? 4. Quindi il dominio della funzione è
tutto R, anzi non tutto R ma R più, scriverlo così, sono gli x appartenenti ad R che siano maggiori o uguali a 0 e diversi da 4. E tutti i numeri positivi o nulli, il 4 non va bene. Ok? Cosa succede in 4? Beh, in realtà devo andare a vedere anche cosa succede all'estremità inferiore del dominio. Potrei scrivere una cosa così. Dice più che un errore, una mancanza di stile, che è peggio che un errore. L'eleganza in matematica è tutto. Questo è solo il limite destro che posso fare in zero. Perché a sinistra di zero la funzione non esiste. Quindi posso considerare solo il limite per le x che approssimano lo 0 per valore più grande di 0, dato che il dominio sono tutti numeri positivi e non negativi. 0 diviso meno 2 fa 0, quindi in 0 la funzione non ha problemi, converge. In 0 continua. Vediamo cosa succede invece in 4. Ok? In 4 lo dico in due parole. 4 diviso 0 la funzione diverge, ha un asintoto. Ok, ci vediamo la prossima volta.